Una vittoria tanto bella quanto inaspettata. Valentino Libro, 28enne di Marano, ha vinto la 13ª edizione del Trofeo Caputo nella categoria più ambita, quella della pizza STG, specialità tradizionale garantita. In poche parole, Valentino è il pizzaiolo più bravo al mondo. Ragazzo umile, lavoratore, faccia un po' da scugnizzo e mani decisamente d'oro. Durante la premiazione, Valentino se ne stava addirittura andando via, quando dal palco hanno chiamato il suo nome. Ascoltiamolo. Il campionato mondiale è durato molto. Io credevo addirittura che non si facessero le premiazioni e stavo andando via. Poi mi sono fermato a guardare le premiazioni perché mi sono accorto che il campionato mondiale era ancora in gioco. Mi sono fermato lì, ho visto tutte le premiazioni e poi stavano chiamando gli ultimi tre classificati del trofeo più importante, no? Il più ambito, il trofeo Caputo. Hanno chiamato il terzo classificato, poi hanno chiamato il secondo, a tal punto io mi sono girato e me ne stavo andando. E lì hanno detto il mio nome, è stata un'emozione fantastica. Ancora oggi non riesco a crederci, ancora ora. È il secondo anno consecutivo che il premio va a un napoletano dopo ben 8 edizioni in cui ad affermarsi erano pizzaioli stranieri. Valentino dice che il suo segreto sono gli ingredienti e soprattutto la passione, ma poi la sua umiltà prevale e ci confessa che stenta ancora a crederci. Guarda, è una cosa che non si può spiegare, magari metterò a fuoco tra qualche mese perché adesso mi trattano come un VIP e non ne sono assolutamente abituato, visto che chi mi conosce sa benissimo che sono una persona abbastanza umile.